E bentornati in questo nuovo episodio su Assassin's Creed Brotherhood con il nostro caro Ezio Auditore da Firenze. Continuiamo la nostra storia dopo aver salvato Caterina Sforza e ora siamo tornati qui al nostro rifugio per parlare chissà con chi. Non mi ricordo, ma lo scopriremo adesso. Quindi voi ragazzi, come sempre, mi raccomando, mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Ezio. Dov'è Machiavelli? Non l'ho trovato. Ho portato qui la contessa. Caterina? Ti dispiace dirci dove sei stato? A cercare Ezio. Che mi dite di Cesare e Rodrigo? Cesare se n'è andato prima che potessi avvicinarlo. Quanto a Rodrigo, non c'era proprio. Che strano. Rodrigo di solito è al castello. Davvero molto strano. Che spreco di tempo. Senza offesa. Figuratevi. Ora che Cesare si trova a Urbino, dobbiamo rinforzarci. Pensavo volessimo colpire subito. Impossibile. Cesare comanda un esercito enorme in Romagna. Non ce la fareste mai. Io dico di operare qui, a Roma. Erodere l'influenza di Borgia e rafforzare la nostra. E ho intenzione di iniziare da subito. Volpe, porta qui Claudia e Bartolomeo. Machiavelli, raggiungimi fuori. Abbiate cura di lei. Guarda, i Borgia privano il popolo di tutto per mantenere il potere. E che cosa intendi fare? Lo recluteremo per la nostra causa. Starai scherzando? Per vincere la guerra, Machiavelli, ci servono combattenti leali. Reclutando nemici dello Stato, riarmeremo coloro che sono stati disarmati dai Borgia. Allora va. Trova le nostre prime reclute. Uomo del popolo, combatti assieme a due abitanti di Roma contro l'oppressione dei Borgia. Come reclutali nella gilda degli assassini? Non perdere più di 5 riquadri di salute. Ok. Su questo non c'è problemos. Salve signori. Buonasera. Salve. Non si fa così, Grazie. Certo, non c'era bisogno di attaccare me, Un assassino. La liberazione di Roma è iniziata. Se volete fuggire, fatelo subito. Se invece volete combattere, opponetevi ai Borgia insieme a me. Sono stanco di nascondermi. Voglio unirmi a voi. Allora raggiungete Niccolò Machiavelli all'isola Tiberina e diverrete uno dei nostri. La maschera delle loro menzogne ha finito di nascondere la verità. Quella grande. Perfetto. E ora andiamo a trovare l'altro. Imbecille. Chiedo scudo. Che cosa sta facendo? Grazie davvero. Mamma mia, la precisione, la perfezione. Ah, è una donna. Salve. La liberazione di Roma è iniziata. Agite con cuore nobile. Permettetemi di unire la mia furia alla vostra. Bene, brava, grazie mille. Quindi adesso abbiamo anche... Hai capito? Ora abbiamo questi qui che immagino possiamo usare durante i combattimenti. Li possiamo richiamare, magari non adesso, perché ho visto che si è aggiunta quella bandella sotto i riquadri della salute. E credo che sia proprio l'abilità di chiamare qualche compagno per aiutarci. Oh, che è successo qua? Chi è stato? Quel mostro, malfatto! Dove è andato? Di là! Maniaco omicida, malfatto va a caccia di ragazze vicino al Tevere. Localizzalo e ammazzalo. Uccidi i bersagli usando i tuoi adepti assassini. Uè, perfetto! Oh, Mina, ti avevo detto di non venire qui.
Di qua? Ah, mi segnano la strada. Grazie mille. Signorina. Dove sta? Di là? Stai attenti ai cavalli, signora. Io capisco che lei... però... quei cavalli mi sembra un pochino troppo, Dove devo andare? Ancora? Mi state facendo fare il giro del mondo! Avete qualche... animale! Eccolo, eccolo! Chiedo scudo! Venite, venite! Venite, ammazzatemelo! Ma scusate, ma... amici della confraternita, amici assassini. Io capisco che devo usare voi, però... cioè, gradirei che voi faceste un po' di... no? Veniste qui invece che rimanere fermi. Vi prego, messere. Che vi è successo? Si sono impantanati. Vabbè, io lo seguo questo, mo. Vi aspettiamo un attimo. Fermiamolo così. Signori, vi è possibile fare presto? Io non ho così tanto tempo. Me lo potete ammazzare voi? Grazie. Grazie, bravi. Perfetto, Solo con una decina di minuti di ritardo. Requiescat in pace. Le tue azioni ti hanno condotto a questa. Bene. Ce l'abbiamo fatta. Grazie mille, come se fosse stati indicatore degli adepti quando sono pronti a combattere. Ma qua ce n'è un altro. Ah, acquisisco un'esperienza ogni volta che li chiamo. Ho capito. Bene. Aiutiamo un altro adepto. Salve, il Pelaton. Bellissimo il Pelaton. Salve a tutti, buonasera. Perché quello mi attacca a me? Io non capisco. No, aspetta, prima di parlare con lei vorrei depredare un attimo questi, perché sa, se io mi metto a parlare con lei questi spariscono, come è successo prima. E non vorrei perdere soldini, cose varie. C'è qualcuno che piagne. Che è successo? Bimbo, che è successo? Fanciullo, perché piangi? Vogliono portare mia madre su una barca e hanno detto che poi toccherà a me. Chi? Un uomo è venuto dal castello e ci ha arrestato. Mi ha fatto paura. Fanno sempre così. Ma tu, mi sembri coraggioso. Mi riporterete mia madre? Ma certo, amico mio. Trova Silvestro Sabatini, uccidilo e libera i suoi schiavi. Uccidi il bersaglio usando i tuoi adepti assassini. Certo che se li devo usare... tua madre? Per quella strada. Bene, hai dove andare per adesso? Da mio zio. Valli, e non fermarti a parlare ad alcuno. Certo che se per ammazzare su Silvestro io devo localizzare... sì, devo localizzare i miei assassini. Cioè, devo localizzare... devo usare i miei assassini. Ecco, diciamo che viene un po' complicata la situa, Ah, sta lì. È semplice, semplice. Ma che bravi! Ma siete bravissimi, ragazzi! Ma veramente non mi aspettavo... in qualcosa del genere. Non me l'aspettavo. Vabbè, già che allora facciamo la sincronizzazione e...
e buttiamo giù la torre. Rendiamo nostro questo luogo. Bon, perfetto. Già che c'eravamo. L'abbiamo fatto. Ok, quindi adesso andiamo a liberare gli schiavi. Ok. Eccolo il nostro signore, il popolo salvatore. Trovato. E mo lo ammazziamo con i nostri amici. Perché bersaglio non valido? Che devo fare? Ah, mantieni la distanza dal bersaglio. Lo devo seguire. Dobbiamo assicurarci che i rapimenti continuino. Silvestro, anche i bambini. Per garantirsi il potere, Cesare deve controllare il popolo. La paura è un ottimo mezzo. Come puoi dormire la notte? Ti prego, Valeria. Presto tutto questo sarà finito. Hai paura di lui? Di chi? Io non ho paura. La perfezione. E qui escati in pace. Ragazzi, vi aiuto io. Fermi. Arrivo. Ci sono anch'io. Salve, buonasera. Salve, ragazzi. Anche lei. Vai alla Columbia per assegnare i contratti ai tuoi adepti. Ah, anche? Bene. Interagisci. Hai reclutato un nuovo potenziale assassino, Enrico Emilione. Ora fa parte della tua gilda degli assassini. Hai ricevuto un appello alla confraternita. Ottieni un nuovo appello per il primo, il quarto e il sesto affiliato alla gilda degli assassini. Gli appelli vengono sottratti quando gli adepti muoiono o vengono mandati in missione. Hai reclutato un nuovo assassino, Candida Masini e Panfilo Petaccia. Che nome così, va bene. Accetta una missione di assassino per uccidere il bersaglio che ti verrà assegnato. Ah, qui li posso tipo... Ho capito. Bene, oh... Cioè li possiamo modificare come vogliamo e possiamo aumentare la loro armatura e le loro armi. Mentre i contratti... Ah, ce li abbiamo in varie zone. Germania, Costantinopoli, a Lisbona, Calicut, Londra, Parigi, Mosca, Vienna, Barcellona, Venezia. Vabbè, mandiamoli a Venezia, che ne so. Ricompensa, difficoltà 4 però, 5, ma qua mi muoiono però. Difficoltà 3, difficoltà 4, 5, difficoltà 1, mandiamoli qua a Mosca, proteggi la confraternita. Difficoltà 1, 6 minuti e 58 per la sincronia, stato disponibile, vai, mandami il panificio qua. Mandami il panificio. Mandami questo. E questo lasciamolo, dai. Questo. Avvia missione. Vuoi accettare la missione di questo contratto? Qualunque adepto impiegato non sarà disponibile per 6 minuti. Perfetto, vai, accetta. Accettiamo. Va bene. E aumentano anche la loro esperienza, quindi diventeranno più forti. Beh, bello così allora. Molto, molto carina questa introduzione. Veramente molto bella. Qua ce n'è un altro da salvare? Ah, così per sapere, eh? Perché se ce n'è un altro da salvare...
Lo salviamo adesso. Se ti prendo, t'ammazzo, sì, sì. Come no, come no. Salve, amico. Ok, perfetto. Vabbè, andiamo. Andiamo a fare l'altra. Altra missione, già che. Attenzione, area riservata. Per noi nessuna area riservata. Ezio, vieni qui. Dove? Dove sta? Scopri l'origine della voce misteriosa. Dov'è? Di qua. Ezio, vieni qui. Che cazzo? Chi è là? Ezio. Ah, Leonardo. Sapevo che c'eri tu dietro l'attacco al castello. Lieto di vederti, amico mio. Vieni qui. Perdonami. I Borgia hanno richiesto i miei servigi. Avrebbero potuto uccidermi se mi fossi rifiutato. Che cosa vogliono? Macchine da guerra. Ho inventato le armi per tutte le guardie dei Borgia e anche altre mostruosità. Sono molto ben progettate. Tieni. I nomi dei Templari che seguono la loro costruzione. Cesare vuole rifornire il suo esercito delle mie creazioni. Devi distruggerle. Grazie. Mi prenderò cura dei progetti e delle macchine. Temo di portare notizie anche peggiori. Hanno la mela. Sì, lo so. Avevo dato io la mela a Mario. Mi dispiace, Ezio. Cesare me l'ha data per studiarla e farla funzionare. Poi Rodrigo l'ha presa e ora non so dove sia. Prima o poi la recupererò. Leonardo, ho perso tutte le invenzioni del codice che mi avevi creato. Non sarà difficile ricostruirle. Non dimentico mai un progetto. Però dovrei rimborsarmi le materie prime. Davvero? Non ti pagano abbastanza al Vaticano? Poco. Davvero poco. Se vogliamo farcela, non devono mai vederci insieme. Un indice puntato? Indica dove devi sederti, quindi siedi. Certo, maestro. Quindi mi devo sedere, eh? Come illustrato dal Tyr nel codice, due lame celate permettono un doppio assassinio simultaneo. 3800 fiorini? Guanto da scalata? 6100? Dardi avvelenati? 7500? Ma siete pazzi! Devo tornare al laboratorio. Aspetta qui. Ma ad inizio gioco? Tutti sti soldi sono veramente troppi. Posso uccidere il doppio delle guardie. Vabbè. Io ho tracciato la posizione di Leonardo sulla mappa. Ora puoi seguirlo quando si sposta. Per sincronizzarti con Ezio dovrai distruggere le macchine di Leonardo. Ho segnato la posizione dei Templari che ne seguivano la costruzione. Aggiornerò la mappa una volta scoperto dove si trovano le macchine. Ok, grazie, grazie mille. Va bene, allora fermiamoci qui. Abbiamo scoperto che possiamo aggiungere altri adepti alla nostra gilda che ci possono aiutare. Possiamo effettivamente usarli per i nostri scopi, per i nostri bersagli. È una cosa fantastica. Adesso, prima di arrivare qui da Leonardo, ne ho presi altri due. E quindi adesso possiamo anche sviluppare di nuovo tutto ciò che abbiamo perso durante l'attacco a Monteriggioni. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi do appuntamento ad un prossimo episodio, al prossimo martedì degli assassini, sempre qui con il nostro caro Ezio Auditore da Firenze, qui su Assassin's Creed Brotherhood. E quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.